Raga, oggi ritiro la mia nuova macchina. E invece no, non è vero, non la ritiro. Ho comprato la macchina un anno fa. Doveva arrivare a maggio. Siamo in ritardo di 6 mesi. Mi chiama il concessionario e mi dice: buongiorno signor Iannone, la sua auto è pronta. La può ritirare esattamente martedì 22. Sono gasato a palla, raga. Apro il meteo, lunedì c'è bello, mercoledì c'è bello, giovedì, venerdì, sabato, domenica c'è il sole. Ma martedì 22 scende Gesù, scende la Madonna. Ma soprattutto nel mio garage c'è ancora la macchina di mia mamma. Ma fortunatamente però voi avete già visto tutto. Per me sarà domani il giorno in cui ritirerò la macchina. E ci sono un sacco, veramente un sacco di cose da dirvi a riguardo. Siamo tutti gasati per questi 400 cavalli da originale. Quindi andiamo un po' avanti nel tempo. Ragazzi, ieri finalmente è avvenuta la magia. Guardate che spettacolo. La mia nuova RS3 2022 in questo momento originale, ma ovviamente andrà a cambiare tutto. Ma adesso io direi che la proviamo finalmente per la prima volta insieme e andiamo a farci un giretto in cui vi parlo anche un po' di problemi che ci sono con la macchina e soprattutto con la sua configurazione, perché non è arrivata proprio come la volevo. Molto bene ragazzi, eccoci finalmente a bordo della mia nuova RS3. Che figata! Ieri ho avuto modo di utilizzarla per veramente pochissimo, ci ho fatto circa 95 km, come vedete forse da cruscotto. Purtroppo questi chilometri li ho fatti praticamente tutti nel traffico, quindi ovviamente non ho avuto modo di utilizzarla a dovere come vorrei, scannandola prepotentemente, ma di certo non lo farò neanche oggi perché è un'auto nuova, è in rodaggio, di conseguenza sicuramente qualche scannatina la si può fare, però non posso di certo esagerare e sparare alla top speed. Questa macchina l'ho fatta veramente full, c'è il tettuccio, ci sono i carboceramici, c'è l'impianto audio, c'è veramente di tutto, c'è pure lo scarico, le sospensioni, e non mi piacciono tutti questi dossi a proposito di sospensioni, ma ovviamente non l'ho presa per tenerla originale, l'ho presa per divertirmici, l'ho presa per kittarla tutta, quindi adesso inizierà effettivamente la serie dove quest'auto la vedrete in questo modo e tra qualche mese probabilmente la vedrete completamente diversa. Detto questo, come avrete sicuramente intuito, non è tutto oro ciò che luccica, nel senso che con quest'auto ho avuto una miriade di problemi. Su Instagram lo saprete se mi seguite, ma anche su YouTube in realtà, l'ho acquistata un anno e 10 giorni fa più o meno. E la cosa incredibile è che da contratto questa macchina, contratto firmato da ambo le parti, doveva essere consegnata a maggio del 2022, maggio-giugno. Ero felicissimo anche perché a giugno io compio gli anni e quindi sarebbe stato veramente fantastico se effettivamente fosse arrivata proprio in quella data. Però da un certo punto di vista io lo sapevo che non sarebbe successo. Cioè ho parlato con il venditore, gli ho detto: bro, guarda, lo sappiamo entrambi che tanto a giugno non arriva, vero? Effettivamente non arriva, ci hai messo tanti optional, il tettuccio rallenterà il tutto, ci saranno tutta una serie di problemi, è probabile che comunque arrivi un po' dopo. Va bene, non c'è problema. Nella mia testa, e parlando anche con il venditore, diciamo che era abbastanza chiaro che l'auto non sarebbe arrivata a maggio-giugno, ma sarebbe arrivata più o meno verso settembre. Cioè, voglio dire, 9 mesi dopo averla acquistata mi sembra anche abbastanza logico che l'auto possa arrivare, soprattutto considerando i 3-4 mesi di errore di margine che si potrebbero prendere. Qua mi viene da dire stupidamente, ho iniziato a fare i video sul mio canale dando per scontato che a settembre sarebbe arrivata questa macchina. Quindi se ci fate caso, io vi parlo in totale sincerità in questo video raga, i miei ultimi video sono stati un po' spenti, non ci sono stati troppi progetti particolari particolarmente entusiasmanti, troppe cose particolarmente interessanti. Per quale motivo? Perché raga, io contavo di avere questa macchina con quei fatidici 3-4 mesi di ritardo. Inizialmente mi era stato anche confermato che l'avrei ricevuta a fine settembre, dicendomi che tipo la 37esima settimana dell'anno sarebbe stata la giornata di produzione. Pensate che a luglio io ho saputo che la macchina non era nemmeno stata prodotta. Ho atteso, in realtà la settimana di produzione è diventata tipo la 40esima, la 42esima. Ovviamente poi a produrre la macchina ci vuole il suo tempo, non ci mettono praticamente un giorno, quindi tra una cosa e l'altra i ritardi si sono prolungati fino più o meno a metà ottobre, quando l'auto è arrivata in Italia dopo essere stata prodotta. Lì ci sono stati problemi perché da Verona doveva arrivare a Bergamo e per qualche motivo non arrivava. La macchina era ferma lì, pronta per essere immatricolata, pronta per essere scannata, non arrivava, penso perché il trasportatore dovesse quantomeno portare un tot di macchine da Verona a Bergamo, non è che poteva fare un viaggio con il carro apposta solo per me. Quindi ho dovuto aspettare ulteriori giorni, poi l'ho dovuta immatricolare, insomma tra una cosa e l'altra l'ho ritirata a settembre. E a settembre,
magari a settembre, a novembre. E come avete visto, tra l'altro, io non l'avrei dovuta ritirare mercoledì, ma l'avrei dovuta ritirare martedì, ma diluviava. Fantastico, Edo, come al solito, fortunatissimo. Diciamo che la situazione era un po' tragica per me, sia per i contenuti, sia perché quest'auto io sinceramente l'ho presa per lavoro, non l'ho presa per Edoardo Iannone per divertirmi. Sicuramente ci sarà anche quello, però l'ho presa per poterci fare i video. Quindi sapere che continuava ad andare lunga e che la gente continuava magari a vederla, che qualche altro youtuber magari la faceva vedere, faceva i lavori che avrei voluto fare io, mi faceva veramente mangiare le mani. Tra l'altro so che anche qualche mio collega se n'è altamente sbattuto nonostante le nostre conversazioni privatamente e ha comunque fatto video su questa macchina. L'importante è che comunque oggi sia tra di noi. Ho a casa più o meno 20.000 euro di pezzi da montarci e oggi inizieranno un po' di modifiche. L'alternativa per poter, diciamo, ovviare il problema era acquistarla d'importazione. Solo che acquistarla d'importazione significava pagare dai 5 ai 15.000 euro in più. Visto che comunque, raga, questa macchina l'ho presa, mi è costata un sacco di soldi, è stato un grande sacrificio, mi sembrava assurdo prenderla d'importazione, così non ho fatto. Tornassi indietro lo rifarei. La situazione con il concessionario ovviamente non era risolvibile in alcun modo, perché colpa loro sostanzialmente non è. E poi sinceramente, cioè, se arriva un acquirente che gli ha già pagato la caparra e dice guardate che non voglio più la macchina, il concessionario è solo che felice, la rivende a molto di più subito ad un acquirente e alla fine l'unico che ci ha perso è chi l'ha comprata, ovvero io, perché mi sarei ritrovato sostanzialmente con la caparra pagata e senza la macchina. E come avete visto dalle mie parole di prima, c'è stato anche un brutto errore, ovvero che se avete visto i loghi anteriori della macchina sono grigi, metallici. Ecco, in realtà io ho pagato l'optional insieme a tutti gli altri che poi vi racconterò più avanti per averli neri, ma la macchina non li ha neri. Ieri comunque io mi sono super emozionato, se avete visto il video presentazione, perché cavolo, l'ho attesa tantissimo e quando piangevo io dentro di me pensavo al lavoro che c'è stato per poter arrivare a qui oggi, a tutto il tempo che ho desiderato questa macchina e al fatto che io l'abbia presa per davvero. Però certo, insomma, pagarla così tanto, aspettare così tanto e poi vedere anche che c'è questo piccolo errore, un po' ti fa girare le palle. Non è un problema, si risolverà a breve e capirete. La macchina in questo momento monta lo scarico originale MA-RS, si sente, non è nulla di che, quando vado a cliccare la modalità performance si sente nettamente di più. Non so se ve ne accorgete. Insomma, una bella bestia, non so se la sentite. È comunque uno scarico originale Audi, quindi sicuramente ci sarà un po' di pepe nel metterne uno migliore. Detto questo, ci vediamo tra qualche ora, perché ci saranno da fare un po' di cose. E come avrete intuito dalle parole che vi ho appena detto, la mia macchina non può rimanere originale, perché in questo momento, come vedete, è parcheggiata qua, pronta per essere wrappata. Mi trovo da Wraplab a Como Nuovo. Trovate nella descrizione di questo video tutte le varie info. Ovviamente poi il wrap completo lo vedrete in un video dedicato. La stiamo facendo tamarra, sì. Seria, bella, come? Zava. Importante. Abbiamo appena finito di disegnare e di confermare tutto. Sono veramente curioso di vederla finita, ma allo stesso tempo piango dentro, perché avrei voluto utilizzarla un po' di più prima di consegnargliela. Mannaggia voi. Ciao piccolina, mi mancherai. E dopo la consegna da Wraplab mi trovo ai giardini, location nella quale ho registrato anche un weekly vlog qualche tempo fa. Là dietro c'è mio padre, perché abbiamo appena finito di registrare la seconda parte dell'intervista che voi avete visto nel video della macchina. Se non l'avete visto, andate a vederlo, è un bel video. E ora invece c'è Zona Rossa TV. Come avete visto, questa sera siamo ad un ospite speciale, ovvero il Bonnie Nazionale. Bonnie Nazionale. È mattino prestissimo, come vedete mi trovo all'interno del mio garage con i miei mezzi che sto per preparare, perché li devo portare veramente lontano, perché sto per registrare un video veramente fighissimo che però non vi posso spoilerare, uscirà presto sul canale, ma vi posso spoilerare il mezzo. Raga, vi faccio vedere una cosa: occhiali, felpa, scarpe, chiavi, ascensore e garage con l'auto di mia mamma. Ho visto che ci sono stati un po' di commenti di gente che si lamentava del colore nero. Lo avete visto dalle clip degli scorsi giorni. Il nero era semplicemente il colore più comodo sul quale posare la pellicola. Fidatevi raga, il progetto di questa RS3 non è solo aver preso la macchina, è averla presa e renderla un'auto che non avrete mai visto. Ho a casa, e non vi posso spoilerare, circa 25.000 euro di pezzi. E fidatevi che, come non vi ho deluso con la produzione di quel video, non vi deluderò con tutto il progetto che riguarda questa macchina. In ogni caso, io, come avete visto, l'ho utilizzata per meno di 24 ore praticamente, perché poi l'ho portata subito in carrozzeria. Quindi direi che è assolutamente il momento di prendere la macchina, andare da Top Fuel Racing a Vignate e andare a farci una bella gara endurance sui kart, dove sono sicuro che sorpasseremo tutti.
Ian ha appena ricevuto una chiamata molto interessante nella quale gli è stato comunicato che il wrap della nuova RS3 è pronto per essere ritirato. Questa però è tutta un'altra storia. Se volete seguire con me tutta l'elaborazione e tutto il progetto per questa Audi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che per il 30% della gente che guarda i miei video non è iscritta. Ragazzi, ci rivediamo in un prossimo video. Vi mando un grande bacione e adios.